Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video dal titolo, come leggete, considerazioni finali sui rossetti che ho utilizzato nel mese di settembre. Come abbiamo fatto vedere a inizio mese ho le tre tinte labbra di Glossip, staremo a vedere se mi sono piaciute o meno, e la tinta labbra nuova che sto utilizzando anche oggi. È già la seconda volta che utilizzo, anzi la terza, e già mi sono fatta un'idea categorica di questa tinta labbra nuova di Kiko, della nuova edizione limitata Asian Touch. Io dirò però prima le considerazioni su queste tre tinte labbra che ho sfruttato tantissimo, tra la più chiara, la più scura e la più smorta, diciamo così, perché ho le tre colorazioni. La 06, ve la mostro subito, hanno tutte un giudizio positivo, tutte si assomigliano. Tranne per questo 06 che stavo già facendo lo swatch perché stavo già registrando il video ma non avevo azionato il rec. Che bello. Praticamente questa tinta labbra io l'ho utilizzata un po' meno di quella che vedrete dopo, però sono riuscita ad utilizzarla anche durante la settimana per andare a lavorare. Sembra abbia dei glitterini all'interno, ma poi dopo non si vedono sulle labbra e appena swatchate il prodotto è lucido, ma poi dopo diventa secco. Secco nel senso che si asciuga ma non secca le labbra. Quello che stavo un attimo leggendo io dalla confezione, poi dopo mi sono resa conto che non stavo registrando, stavo leggendo una tinta labbra non transfer. Ed è vero, perché quando si asciugano io non trasferivo il prodotto sulle tazze se bevevo la colazione o su un bicchiere se dovevo bere acqua. L'acqua tendeva leggermente a togliermi il prodotto, però rimanevano le labbra belle tinte, come se una patina di colore almeno rimanesse e non mi faceva il baffo, cosa che invece vi dovrò dire di questo rossetto, perché l'ho testato 2 domeniche fa ed è stata una cosa oscena. Non mi faceva il baffo, quindi quando bevevo col bicchiere, la parte finale del bicchiere non mi stampava il prodotto sulla parte tra il naso e il labbro iniziale, quello superiore. È veramente un prodotto che ho amato per i soli 7,95 euro che ci ho dato, veramente molto poco. Sono rossetti che non sono testati sugli animali, del marchio Bottega Verde, perché Glossip è un marchio rivenduto da Bottega Verde. Sapevo c'erano dei negozi fisici tipo a Bologna, ma poi dopo mi sembra che abbia chiuso quel negozio. Online comunque li trovate senza problemi. Ci sono tantissime colorazioni, e più di quelle che ho trovato io in negozio da Bottega Verde a Canareggio a Venezia. Non so se ci sia anche nel negozio vicino a casa mia, dentro alle gallerie Auchan di Mestre. Sinceramente non vado tanto dentro a quel centro commerciale e non vi so dire se potete recuperare o meno questo marchio all'interno. Ero rimasta stupita che ci fosse e ho voluto assolutamente testarlo, anche perché questo prodotto era stato comprato inizialmente da una mia ex collega di lavoro che è andata in pensione e siccome doveva farsi per il matrimonio i capelli viola, cercava un rossetto viola e aveva trovato questa tinta labbra, mi aveva detto che le era piaciuta e ho voluto assolutamente dare una chance anche io a queste tinte labbra. Poi dopo, se prendete tre prodotti, il quarto lo pagate con un 20% 30% in meno. Ci sono queste promozioni da Bottega Verde che sono sempre le stesse, tipo prendete due prodotti, il secondo lo pagate al 50% in meno. Questo per quanto riguarda Bottega Verde. Glossip ha altre scontistiche. E questo veramente io l'ho adorato. È l'unico però che mi faceva sulle 7 ore. Poi dopo nella parte centrale mi andava via, però anche se rimanevo con la bocca chiusa, sembrava di avere comunque le labbra belle piene. È solo quando parlavo che si vedeva che nel mezzo non avevo quasi più niente. Rimaneva proprio quel filino filino di colore, però non stonava, nel senso che non mi dava fastidio che fosse un poco sbiadito in mezzo. E perciò io ve lo consiglio. Però vi consiglio di più assolutamente. Ho tutto sporcato, sporcata la confezione. Fate attenzione perché sono molto liquide. E questo qui che è il numero 07 che è rosato. Io questo veramente l'ho utilizzato ogni santissimo giorno. E se lascio la mano morta mi sembra proprio che me ne manchi veramente poco. Perché l'ho utilizzato tantissimo. E questo sicuramente se è un rossetto che avete solo lui in postazione e lo utilizzate ogni giorno per 2 mesi, secondo me, lo fate fuori in men che non si dica. Mi piace della confezione il fatto che ha una chiusura a incastro, fa una specie di click che vi salvaguarda il prodotto, quindi arrivate sempre alla fine, per la chiusura. Poi
Mi piace anche per tutti e tre i colori la spugna e l'applicatore perché riesco a essere precisa e non sono mai andata fuori, non mi ha mai sbordato il prodotto. Veramente, per quel poco che ci ho dato, secondo me valgono di più questi prodotti, per il costo, ma veramente una qualità assoluta. Hanno un po' di profumazione, però non stona tanto. Sa di dolce, comunque io l'associo un po' tipo al caramello, ma non mi danno fastidio. Sono tutti rossetti che hanno 18 mesi di PAO, perciò per la durata riuscite a starci dentro se li utilizzate quotidianamente, ma la quantità non ve la so dire perché non è stampata nella confezione, bisognerebbe andare a guardare nel sito internet, probabilmente là ci sono tutte le indicazioni. I rossetti in questione hanno sia un finish opaco che un finish satinato e ho voluto provare anche un rossetto del finish satinato ed è stato una bomba questo numero 11. A parte il colore che è insolito da me perché non uso tanto i borgogna, questo è un bel borgogna, anche questo sembra abbia dei glitterini all'interno, ma veramente quando lo swatchate non vedete niente. Si asciuga satinato, quindi sì, rimane un po' opaco, ma non troppo. E il bello di questo rossetto è che nella parte centrale a me cambiava colore, come se avesse avuto col riflesso della luce, dava un tono un poco più chiaro. E quindi avevo questo effetto simil-ombré, che mi piaceva veramente tanto. È veramente un colore che vi straconsiglio. Questo rosa, basta che non mi sporchi, e questo qui. Poi fate fatica adesso a struccarli, dovete per forza avere un bifasico, comunque uno struccante very strong per rimuoverli. Io li ho adorati, poi per la durata, cioè quando vedo che durano 8 ore, quindi si fanno tutta la tempistica che sto in ufficio. Io comunque parlo, mangio, bevo, con le labbra ci gioco perché faccio così anche con i denti, quindi mi tolgo via le pellicine. Questo non mi faceva togliere le pellicine perché non era secco, non mi seccava le labbra. Veramente adorati. Ve li consiglio, adocchiateli perché meritano, meritano, meritano. Poi dopo mi sono avvicinata a questo rossetto, sono andata a vedere le nuove collezioni uscite, c'era questa Asian Touch, dell'Asian Touch avevo preso questa tinta labbra che pare tanto uno smaltino e il kit dei due pennelli occhi. Il kit per i pennelli occhi non mi dispiace tutto sommato perché sono allungati, riesco a fare un po' le sfumature come mi piacciono, oggi mi sono truccata con la Hat di Urban Decay, sì, avevo detto che non la prendevo, poi dopo l'ho presa proprio. Ok, io sto diventando sempre più buia, vedo, ma è una giornata di M puntini puntini perché è tutto nuvolo grigio e portate pazienza, è arrivato l'autunno, quindi mi tocca registrare così. È il rossetto che sto utilizzando oggi, bellissimo, ci sono tre colorazioni, la nera, questa è forse una più sul rosso, e ovviamente io il rosso non lo uso. Oh, lo uso molto poco. Per quanto riguarda il nero, ho già una tinta labbra, ho già un rossetto, non mi andava di prendere un'altra tinta labbra nera. Insomma, se fosse un colore che utilizzassi veramente tutti i giorni, dico ok, me ne prendo un'altra. Per quanto mi riguarda, mi basta quella dell'Extreme Makeup che vi ho fatto vedere nel mese di febbraio, è più che sufficiente. Questo ha un'impugnatura molto bassa, non riesco a essere precisa sulle labbra. Secondo me doveva essere un poco più allungato. E mi piace la coprenza di questo prodotto, è veramente la cosa più bella di questo rossetto liquido che ho utilizzato. Il problema è che è uno transfer e due ho fatto la prova di quando ho bevuto in sagra, perché ero andata alla sagra della sbrisa, che è un fungo, le sbrise. Sono andata alla sagra della sbrisa a Tessera e non Tessera, a Tessera dove c'è l'aeroporto. E con il bicchiere di plastica bevendo, il mio ragazzo mi aveva fatto notare che mi erano venuti fuori i baffetti, come vi ho detto prima, che le Glossip non mi fanno, questo sì, perché non si asciuga il prodotto perfettamente. Perciò se adesso io dovessi andare a baciare il mio ragazzo, gli farei diventare le labbra nere, anche lui oscure. Mi tocca togliermi il rossetto, tutto il più. Oppure non baciarlo, ma siccome mi uccide, perché lui comunque vuole affetto, vabbè, anch'io, ma insomma lui è uno coccoloso, sinceramente con queste labbra dice ecco ti sei messa il rossetto, non possiamo fare niente.
Porta pazienza, se bella vogliamo apparire bisogna anche soffrire, come si dice. E perciò io questo 8,95 euro, per 1 euro in più, piuttosto mettetevi via un po' di euro e prendetevi due tinte labbra di Glossy, o altrimenti vi risparmiate 1 euro e vi prendete solo una tinta Glossy. Io veramente le ho amate, non oso immaginare come possa essere il rosso opaco. Non l'ho preso, mi state facendo andare in tentazione con questo video perché mi avete fatto venire in mente che probabilmente un bel rosso opaco come potrebbero essere questi per Natale potrebbe essere un buon rossetto. Sinceramente non vado a prenderli perché con il decluttering che sto facendo per i rossetti vedo che non sono cose che utilizzo. Alla fine sto dando via tanti di quei rossetti rossi che neanche mi ricordavo di avere, sinceramente. E allora con questo è tutto. Anche di questo è attenzione, chiudetelo bene perché i rossetti liquidi si seccano particolarmente. Come vedete adesso si sono opacizzati tutti quanti e vedete che il satinato rimane con questo effetto un po' similmetallizzato, ma non è volgare sulle labbra, è molto carino e per il weekend io andavo sempre di questi due. Allora, oggi ho messo quello scuro perché ci sta benissimo con il tempo che c'è fuori, ma se dovevo scegliere, sceglievo sempre solo questo perché è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Fatemi sapere se le prendete le Glossip, voglio sapere la vostra opinione perché meritano assolutamente. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione, cerco di registrare un altro video molto velocemente dove vi presenterò i rossetti del mese di ottobre, non vedo l'ora, e poi devo scappare perché devo prendere il treno, altrimenti sono in ritardo. Spero di farcela. Un bacione e al prossimo video. Ciao!